Benvenuti e bentrovati sulle nostre frequenze. Io sono Maurizio Cattaneo e questo è On Air, interviste e storie. Oggi siamo in compagnia di Roberto Pazzi, siamo qui per raccontare un po' del mondo della fotografia. Roberto è un grande fotografo, nasce però come viaggiatore, infatti siamo qui per raccontare anche quella che è la sua storia. Ciao Roberto, ben arrivato. Ciao Maurizio, grazie a te, grazie a Radio Canale Italia per l'invito. Allora, grazie Roberto per essere qui con noi sulle nostre frequenze. Io partirei proprio con quella che è la storia, perché anche fuori onda, no, mi hai raccontato un po' come è iniziato. Nasci come viaggiatore, di fatto, poi la fotografia è diventata il plus in più. E questo è esatto. Io ho cominciato sin da giovane come backpacker, quindi viaggiavo zaino in spalla, per un discorso economico e per un discorso anche così di volontà. E mi piaceva fare viaggi come tanta gente fa e guardare un po' al mondo. Dopodiché ho sentito negli ultimi anni, in particolare nel 2013, l'esigenza un po' più forte di riuscire non solo a catturare ricordi del mio viaggio, ma anche a raccontare qualcosa in più. Cercare di descrivere anche con un mio stile, con la mia interpretazione, quello che vedevo. E da lì un po', questo è un po', diciamo, il movente che ha portato poi a questa passione della fotografia, che è diventato amore subito a prima vista. Ok. Allora, io ci tengo subito a dire ai nostri ascoltatori e videoascoltatori di andare a guardare veramente quelli che sono gli scatti di Roberto, perché sono degli scatti davvero pazzeschi, dove c'è un'energia, un'anima proprio dentro. Quindi davvero vi invito ad andare a guardare robertopazzifoto.com per quello che è il sito, comunque digitando Roberto Pazzi Foto o Roberto Pazzi soltanto su tutti i social, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Quindi veramente vi invito a toccarli con mano. E volevo a questo punto, Roberto, parlare un po' di questa fotografia, no? Nasce comunque come fotografia di reportage, giusto? E poi esatto. Ci sono varie influenze comunque, no? Diciamo che hai delle linee guida, immagino che vai a seguire per ogni scatto. Ho iniziato un po' con l'ispirazione dei grandi fotografi, i più grandi nomi dei fotografi che conosciamo, Steve McCurry, Salgado e personaggi famosi di questo calibro. Dopodiché anche una, se vuoi, un'influenza da un punto di vista di luce, di tecnica, di pittori quali Caravaggio, pittori fiamminghi successivi. Quello che però poi ha portato il mio interesse è sempre stato quello di cercare di raccontare la cultura, la tradizione, la storia delle persone che andavo a incontrare. E quindi ho cercato sempre, anno dopo anno, di specializzarmi un po' di più sempre con questa tecnica e questo tipo di obiettivo. E al giorno d'oggi quello che faccio è una grande pianificazione prima di partire, da un punto di vista logistico, organizzativo, temporale, e anche, se vuoi, di pre-confezione di quella che sarà la storia che voglio raccontare, perlomeno un canovaccio. E dopodiché quello che sul campo cerco di mettere in pratica questo piano. Ok, poi quindi diciamo che c'è una grande preparazione, no? Questo è un aspetto molto interessante, perché ci sono poi scuole di pensiero, diciamo che nel mondo artistico è sempre un po' controverso, però ci sono invece scuole di pensiero che dicono abbracciano, è estinto. Invece, no, è bello vedere come ad esempio te, Roberto, fotografo comunque, no, di grande successo, dobbiamo dirlo, hai questa meticolosa preparazione. Questo comunque è veramente un esempio un po', no, per gli ascoltatori appassionati poi di quella che è la fotografia. Ed effettivamente sì, no, quello che vuoi proprio mostrare è i costumi, è uno spaccato, no, su quella che è la vita, magari non tanto come la intendiamo noi, quindi, no, il valorizzare altre culture. E volevo chiederti proprio su quelle che sono le spedizioni, poi, perché allora sicuramente il periodo è un po' un periodo particolare per viaggiare, questo lo sappiamo tutti, però sul sito comunque per il 2021, la fine, no, settembre-ottobre, poi 2022, ci sono diversi tour che vuoi fare, no, dalla Mongolia, dall'Africa, quindi insomma volevo esatto. Chiederti un po' di raccontarci di questi progetti futuri. Ti ringrazio per la domanda, faccio giusto un piccolo passo indietro per raccontare che dal 2019 è iniziata una mia attività di apertura di queste mie esperienze di viaggi a quelli che è il pubblico che vuole viaggiare e pubblico di fotografi. E forte di questo, chiaramente poi è passato l'anno terribile che abbiamo vissuto un poco tutti, adesso un po' con la riapertura, diciamo, delle frontiere per parziale, per quello che si può fare, è riniziata un po' questa attività. E i prossimi viaggi che ho in proposta sono viaggi in Mongolia, sono viaggi
in Sudan del Sud, sono viaggi in Benin, viaggi sempre di tipo fotografico, se vuoi un po' di avventura. Per cercare di portare fotografi e viaggiatori a contatto con questo tipo di esperienza, questo tipo di popolazioni che vivono in modo completamente diverso dal nostro, per riuscire a permettere poi anche la possibilità di confrontarsi con loro e, se vuoi, di mettere anche, cosa che succede a me stesso, di mettere anche sotto un riflettore la tua stessa vita, la tua stessa cultura e come noi viviamo nel nostro mondo. Spesso diamo per scontato enormi vantaggi di cui disponiamo e che quando vai in queste aree poi ti ricordi di essere invece delle grandissime benefit, no? Grandissime situazioni di fortuna. Certo, quindi no, questo è un modo comunque veramente per sensibilizzare anche, no? È un po' un risveglio dell'anima, degli occhi in tutti i sensi, no? Sia a livello visivo della foto, ma anche sono quelle foto riflessive che fanno un po' pensare, no? Fanno un po' pensare veramente alle diversità, alla ricchezza che poi c'è, no? Nella diversità per l'appunto. Roberto, volevo anche chiederti un po', visto che ne approfittiamo perché diciamo che di premi ne hai vinti, no? Per citarne qualcuno, National Geographic, GPA 2021, VIPA 2021, quindi insomma diciamo che ne abbiamo un po' di riconoscimenti. E quindi volevo chiederti, Roberto, un po' di fare da maestro in un certo senso per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e dare dei consigli. Quali sono i consigli che puoi dare per chi vuole approcciarsi un po' al mondo della fotografia e in maggior appunto a quello che è il tuo mondo, quel il mondo del reportage, il viaggio e la fotografia? Io in generale, quando mi viene rivolta questa domanda, uso diciamo, una risposta su due livelli. La prima è un piano razionale, quindi un piano veramente operativo, che prevede una preparazione dal punto di vista di studio, una preparazione dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti, una preparazione, se vogliamo, dell'occhio, quindi guardare il lavoro di tanti altri fotografi per capire, a trovare ispirazione e capire poi quale sarà quello che ti piace fare e come ti piace farlo. E questo trallenamento che a me piace riassumere con l'allenamento della testa, dell'occhio e della mano, quindi sul campo, deve essere un ciclo, qualcosa che si ripete ciclicamente per riuscire sempre a trovare un risultato migliore col tempo. Sommato a questo, invece, ci deve essere poi un discorso di passione. Credo che la vera benzina di un motore di qualsiasi attività debba essere la passione. Se si ha la fortuna, la bravura di riuscire a identificare un'attività che realmente ci crea passione, ci porta passione, per la quale dimentichiamo l'orologio e ci mettiamo testa e corpo tutto il giorno a farlo, i risultati arrivano. Questo è fuori di dubbio. E anche a questo punto, anche se non dovesse arrivare, è la nostra passione, quindi è una vittoria in qualsiasi caso. Wow, beh, diciamo che hai lanciato proprio una bomba, no, Roberto? Questo te lo volevo dire, perché la chiave alla fine è la felicità. È effettivamente vero. Quindi, in un Questo è vero. contesto, in un altro, puntare a quello che ci piace e farlo nel modo giusto, perché Roberto, attenzione, ha detto di studiare, no? La preparazione deve essere meticolosa se poi si vuole, no? Veramente primeggiare, possiamo dire, in questo ambiente. Io, Roberto, allora darei in primis a tutti quelli che sono i contatti social, quindi Facebook, ripetiamoli un attimo, Roberto Pazzi, abbiamo poi Instagram, Roberto underscore Pazzi underscore foto. Entrambi stanno scorrendo in sovraimpressione, quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace e seguite, no, quelle che sono le pagine social. Abbiamo il canale YouTube, abbiamo il sito web robertopazzifoto.com, abbiamo l'email roberto underscore pazzi@hotmail.com, insomma un po' ovunque, Twitter, LinkedIn, no? Troviamo Roberto. Richiedete informazioni, richiedete quelle che possono essere, no? Degli aiuti o comunque delle esperienze stesse, quindi Roberto comunque è un esperto, utilizzatelo, fa il caso vostro, questo ci tenevo a dirlo. Roberto, io Volentieri. ti ringrazio, è stato un vero piacere fare questa chiacchierata con te, sentire quella che è la tua testimonianza e la tua professionalità. Ti auguro una buona giornata e a sto punto un in bocca al lupo per tutti i tuoi tour, no? Che ci saranno poi a fine di quest'anno e dell'anno prossimo. Grazie Maurizio, grazie a te e grazie ancora a Radio Canale Italia per la possibilità di permettermi di raccontarmi. Ciao Roberto, Un saluto restate agli ascoltatori. sintonizzati sulle nostre frequenze per nuove interviste e nuove storie. Maurizio Cattaneo, on air.